I maschi innamorati dentro ai bar si chiamano dai muri di città. Ciao, sono Alessandra, vi ricordate di me? La cantante. Alessandro o Alessandra, qual è il fascino ambiguo della prima diva del cinema impegnato italiano degli anni Ottanta? Una cosa bella, che è bella da una parte e brutta dall'altra, è che la gente si ricorda. Quindi la gente proprio si identifica proprio in Mary, capito? Io mi chiamo Alessandro Di Sanzo, ho 21 anni. Dopo questi due film sono cambiate molte cose per me. Uno è che invece di chiamarmi Alessandro Di Sanzo, tutti mi chiamano Mary per sempre. Beh, a me ha portato tanta gioia come tanta noia, non so che dirti, perché molte volte non ne posso proprio più, perché un conto che ti incontro e ti dicono Alessandra, Ale, che succede spesso, devo dire, anzi ringrazio chi si ricorda il mio nome, però quando sento Mary veramente mi casca il mondo. Non ho bisogno neanche di andare a Londra. La tappa d'oro, il gioco! Questa non è roba per voi, questa è roba che costa! Mary per sempre interpretavo un giovane transessuale che era siciliano. Parlavo siciliano perché sono io troppo brava. Ma il mio approccio nel cinema è stato un caso, perché c'era Marco Lisi che cercava appunto questo personaggio un po' ambiguo e niente, hanno fatto il provino e sono stata presa subito. Mario dovrà essere trattato con rispetto, perché Mario è un bravo ragazzo. Io non mi chiamo Mario, mi chiamo Mary. Mary come Marilyn. E de cognome della pompiera stucaminchia. Pietro, fuori! Dai, fuori, vattene subito, via! È donna, ma non vedo quello che fa la psicologa, è tutta donna, perché donna è carente. Io sono molto più legata, ragazzi, fuori, che a Mary per sempre, cioè mi piace molto di più come film, anche se molte persone dicono che non è così, ma a me piace più Ragazzi fuori. Quindi è stato proprio un rapporto diverso con il cinema, proprio Ragazzi fuori per me è stato il cinema. Ciao, che ci fai qua? Che ci devo fare, quello che ci fai tu? Per Mary per sempre ho preso una cosa ridicola, per il secondo non te lo dico. Poi ho avuto altri premi, un riconoscimento a Cannes, il Sacco d'Oro a Venezia, un premio della critica a Montreal, un premio orribile che Marco Lisi voleva per sé ma io non gliel'ho dato.